Cari amici di Neato Gazzurra, buongiorno a tutti e bentrovati all'appuntamento meteo. Dunque, alta pressione azoriana a tutti i livelli che garantirà ovviamente un gran bel weekend che si prospetta innanzi a noi. Con cieli sereni, tersi, ottime temperature, ottima visibilità e umidità ancora per il momento a livelli normali. Quindi senza nessun tipo di affanno meteorologico andremo incontro a un weekend tipicamente estivo con sole per tutti. Ovviamente questa alta pressione comincerà ad essere lambita nella sua parte diciamo più settentrionale da umide infiltrazioni di correnti atlantiche che porteranno da sabato a domenica qualche temporale in più sui rilievi diciamo alpini e prealpini con occasionali temporali appunto pomeridiani. Nulla a che vedere appunto con il tempo che avremo sulle coste e sulle pianure interne dove il sole splenderà e le temperature cominceranno a salire e a portarsi su valori piuttosto elevati, un pochino fuori media, tra i 32 e i 34 gradi. Una situazione quindi che si prospetta tipicamente estiva per la seconda decade del mese di agosto e che però ci porterà ovviamente a metà prossima settimana ad avere un'umidità un pochino più alta perché conseguentemente, appunto con il passare dei giorni, anche l'alta pressione comincerà a indebolirsi. Vi posso già dire che qualche modello, specialmente il modello americano, prevede una rottura piuttosto corposa tra il 25 e il 26, quindi in corrispondenza del prossimo weekend. Perché vede questa discesa di aria molto fredda atlantica dal comparto nord europeo che si infilerebbe direttamente nel Mediterraneo, generando appunto una ciclogenesi negativa, ma naturalmente lo spazio temporale è troppo in là e quindi rimane ancora una ipotesi. Per ciò che concerne poi una particolarità meteo, è stato evidenziato che chi vive a temperatura tra i 22 e i 3 gradi ottiene dei benefici sostanziali, perché il fisico e la mente combaciano perfettamente con questa temperatura. Per il resto non mi resta che augurarvi una buona giornata e naturalmente buone ferie.